Siamo lodati Gesù e Maria. Due belli e speriamo brevi ma intense riflessioni sulle letture che abbiamo ascoltato, a cominciare dal Vangelo, episodio edificante, tanto edificante, come sapete, le parole del centurione pagano sono entrate a far parte della Santa Messa Cattolica, perché prima di fare la comunione noi ripetiamo le stesse parole del centurione. Quando diciamo Signore non sono degno di partecipare alla tua mensa, il testo latino non dice così. Dice esattamente Domine non sum dignus ut interes sul tetto me, è la traduzione italiana, cioè o Signore non sono degno che tu venga sotto il mio tetto, dentro casa mia, ma di soltanto una parola che sarò salvato, ma di solo una parola che se non sarà guarito. Capite? La fede del centurione, cioè voi immaginate quanta gente va in giro cercando segni, miracoli, eccetera eccetera, no? Cose grosse, come si dice? Tu sei Dio? Bene, anche capite? Che Dio c'ha bisogno di toccarlo come servo, ma Dio è onnipotente, Dio è dappertutto, basta che tu muovi la tua volontà e poi sarà guarito. Noi ci crediamo a queste cose, quindi pensate quando si va ai pellegrinaggi, facciamo una risata, no? Si va ai pellegrinaggi, no? Tutti quanti comprano gli oggettini religiosi, il crocifisso, il rosario, la medaglietta, la statuetta, la quadretta, eccetera, eccetera. No? Viaggio di ritorno si imberdicano, e dico, panico! Ho lasciato il rosario dentro la valigia, dentro la porta, ma quindi la benedizione non va. La benedizione non arriva se io lo tocco, d'accordo? Perché se io che sono un prete ho l'intenzione, quando benedico, di benedire tutti gli oggetti che avete acquistato, sia che ce l'avete in mano, sia che stanno nel portabagaglio, cioè, se non li benedete, capite? Avete nel centurione, neanche c'è bisogno che lo tocco uno per uno. Quello è un segno, certamente, quando l'oggetto è presente, uno ci traccia un segno di croce, la sperge con l'acqua benedetta, ma quello è un segno perché il potere della benedizione dipende dal fatto che lo sta benedicendo un sacerdote tracciando un segno della croce che ha l'intenzione di raggiungere ogni cosa, capite? Il centurione. Quando noi ci facciamo la comunione, se ci avessimo un minimo di fede, diventeremmo immunizzati, dicevano, basterebbe una comunione fatta bene per diventare santi. E com'è che santi ci diventiamo? Perché noi la fede del centurione, nonostante che la Chiesa ci mette in bocca le sue parole per fare la comunione, non ce l'abbiamo, capito? Ecco, questa è la prima riflessione. Poi andiamo peggio, i Corinzi, proprio stamattina, così come la catechesi mariana, dove a un certo punto, parlando del dogma dell'Assunzione, devo spiegare che i dogmi si sono fatti nel corso della storia della Chiesa, no? Per cui la Chiesa nel corso del tempo è andata sempre più chiarificando meglio i propri dogmi. Quindi, dicevo, la Chiesa di oggi, pur con tutti i problemi che c'ha, è meglio della Chiesa di 2000 anni fa. Non è che dobbiamo fare un mito della Chiesa delle origini. E citavo proprio la lettera ai Corinzi, lo ricordate, che è venuto a messa tutti i giorni, se ricordate la settimana scorsa abbiamo visto questi. Uno diceva io sono di Paolo, io sono da Apollo, io sono di Cefalo. Poi l'altro giorno c'era il caso di incesto, quello che vive con la moglie del padre, d'accordo? E due. Poi l'altro giorno c'erano le carni immolate dietro, e dice abbiamo fatto un sacrificio al Tempio di Giove. E che faccio? Non lo mangio, non lo mangio, ora chiude il giorno. Oggi ancora, altre due. Nelle vostre riunioni ci sono divisioni tra voi, sento dire, e ci credo, perché erano maestri di divisioni. Poi ce n'era un'altra, a cui dobbiamo capire, no? Nei primi tempi non c'erano le chiese, non ci potevano manco essere, perché c'erano i tempi di persone, non c'erano i luoghi sacri. Quindi secondo voi l'Eucaristia, i cristiani, dove la celebravano? Nelle case private. E si era invalsa un po' questa consuetudine, come si fa qualche volta anche in qualche pranzo e cena comunitaria nelle parrocchie, che insieme all'Eucaristia magari si faceva in tarda serata, tutti portavano qualcosa da mangiare poi insieme. Allora che dice qua San Paolo? Dice, ciascuno infatti quando partecipa alla cena prende prima il proprio pasto e così uno ha fame e l'altro ubriaco. Immaginate, no? Viene il poveretto a sta messa che c'è niente, che gli importa niente perché il poverino non è. E via povera, il riccone che porta è il primo, il secondo, tutto lo tre litri di vino, se li scola tutti quanti, quello va a messa ubriaco e con l'altro si vuole fare. Lo dico, ma San Paolo dice, ma stava scherzando, che cosa sta fatta? Se tu donare per il Dio, lui c'è ubriaco, lui ce lo fa. Sta scritto qui, quindi non, capite, non facciamo il mito, cioè vedete la piccolezza degli uomini, che non dobbiamo giudicare, noi siamo peggio di loro, capito? Quindi dobbiamo ricordare che noi siamo peggio di questi, siamo tanto piccini tante volte, no? Dice, ma come stai andando a messa e fai una cosa? Dice, ma ci credi che dopo stai andando a messa oppure no? Boh,
crederanno, non ci crederanno, questo era il problema, no? Allora, tante vicinerie se dovevano convertirci, dice Marco non è mezzo cambio, vabbè, vediamo se possiamo, se erano problemi antichi ci incoraggiamo un po', perché ce li abbiamo pure loro, però ce l'avevano i Corinzi evangelizzati da San Paolo, insomma, quindi come ci consoliamo un po', ecco, però ci consoliamo, però dobbiamo essere presenti, dobbiamo essere consapevoli, ecco, queste piccolezze della nostra povera, piccola, ristretta, capoccia, umana volontà, dobbiamo correggere tutti quanti. Ieri, come oggi, perché l'Eucaristia è una cosa grossa, come ha detto queste cose, San Paolo dice, ma non avete le vostre case per mangiare e bere? O volete gettare il disprezzo sulla Chiesa di Dio e far vergognare chi non ha niente? Pensate che c'era Papa Francesco, gli ha tirato il collo, ecco, queste nostre cose qua, immaginate, no? Che devo dirvi? Lodarvi? In questo non vi lodo, dice parole abbastanza forti. E poi racconta di stare attenti, quando Gesù istituisce l'ultima cena, e ci abbiamo anche dal proseguo proprio le parole stesse, no? Che la Chiesa usa durante la consacrazione. Ogni volta che noi ci accostiamo, annunziate la morte del Signore finché gli venga, cioè state per partecipare al sacrificio di Cristo sulla croce. Insomma, abbiate un po' di ritegno di non ubriacarvi e abbiate un po' di ritegno di avere almeno, cioè, arrivateci, di condividere i beni con un poveretto, il nostro quaderno da vedere che poverino se volete farlo, no? Non è che ci vuole la scienza infusa, mi sta dicendo. Forza, coraggio, insomma, no? Bene, vedete che la parola di Dio ci fa sempre da stimolo, da specchio, ed è sempre importante, ecco, confrontarci anche quotidianamente a queste piccole riflessioni che si fanno. Ci aiutino, ecco, sempre a mantenere alto, ecco, il tenore della nostra fede, a non scoraggiarci e a proseguire il nostro cammino. La cosa importante è mantenersi sempre in cammino, lasciarsi anche un po' pungolare, ecco, dalla parola di Dio che tocca, quindi tocca i punti delicati e ci sprona a fare di più e a fare di meglio. Chiediamo a Maria Santissima, ecco, che ci aiuti soprattutto quando ci accostiamo alla Santa Comunione, ad avere una fede grande come quella del centurione, perché aiutati da lei le nostre comunioni possano essere grandi comunioni che lasciano in noi profonde grazie di santità. Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siamo lodati.